Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar. Scusate il leggero ritardo di qualche minuto. Intanto, se mi siete così gentili come al solito di darmi un cenno su utilizzando il pannello delle domande per vedere se mi sentite, vedo che già qualcuno ha incominciato a rispondere e salutare. L'incontro di oggi è sull'ufficio stampa 2.0. È tenuto da Marco Magheri, che oltre a essere vice segretario generale dell'Associazione Comunicazione Pubblica, quindi il nostro vice segretario generale, è anche giornalista e molte altre cose. Potete trovare una breve scheda sul profilo del dottor Magheri, sul pannello che avete al vostro fianco. Ho provato anche a caricare le slide che temo non siano disponibili, però da come vedo io la situazione nei documenti. Quindi, durante la lezione ve le manderò ai vostri indirizzi email. Ricordo a tutti che a conclusione poi del webinar ci sarà il solito questionario di Customer Satisfaction che vi prego di compilare come al solito. Mi fermo qui per il momento e lascio la parola al dottor Magheri e vi auguro a tutti buon lavoro. Bene, grazie dottor Di Nardo e buongiorno a tutti. L'idea di condividere con voi in questo webinar che cosa sia l'ufficio stampa 2.0 è perché è evidente a tutti noi quanto il nostro lavoro all'interno di un ente pubblico o piuttosto come consulenti di un ente pubblico sul fronte dell'informazione o piuttosto come professionisti dell'informazione in uffici stampa o agenzie di comunicazione, sia cambiato e stia cambiando sotto i nostri occhi con una rapidità straordinaria. E questo impone un cambiamento culturale di tutti noi. Anzitutto ci sono delle prospettive, delle tendenze. Se vogliamo anche delle mode non propriamente disinteressate di andare a incidere su quella che è anche la legge attualmente in vigore, la nostra tanto vituperata 150 del 2000, tant'è che molti vorrebbero modificarla o sostituirla con nuovi profili, con un nuovo dispositivo normativo che contenga anche dei nuovi profili coerenti con la realtà. Questo, almeno come Associazione Italiana di Comunicazione Pubblica, lo vediamo, e anche personalmente, lo vediamo incoerente perché è come se si chiedesse a un medico, di non essere più ricompreso all'interno della solo della professione medica, ma come se si aggiungessero degli altri profili professionali perché nel campo della medicina c'è la diagnostica per immagini, si utilizza la robotica per intervenire. In realtà le competenze, le conoscenze sono le stesse e vanno adeguate agli strumenti ed è il motivo per cui parliamo di ufficio stampa 2.0. In questa ora che trascorreremo insieme vi sono alcuni elementi sui quali vorrei che si concentrasse la nostra attenzione. Vediamo. Ecco, anzitutto da analogico a digitale, come cambia il lavoro di ufficio stampa nel terzo millennio, come è cambiato e quali sono gli strumenti della comunicazione esterna e quali, quando e perché, come vanno scelti, in che modo va anche declinata l'attività di quelli che sono gli strumenti tradizionali del lavoro di ufficio stampa, il monitoraggio, la rassegna stampa e poi la produzione di comunicati stampa, il concordare delle interviste, l'organizzare una conferenza stampa, eccetera, la preparazione di un evento, il sistema delle relazioni e il network e la misurazione dei risultati. Questo è un aspetto che molte volte viene lasciato un po' come marginale, lasciando che ci si affidi alla percezione personale del nostro committente o del nostro
dirigente o rappresentante istituzionale per verificare se un'attività di informazione, di servizio informazione pubblica sia andata a buon fine. In realtà è utile per tutelare il nostro lavoro anche utilizzare degli strumenti che possano documentare queste nostre attività, per evitare appunto il rischio che siano collegate al gusto, all'interpretazione o agli umori personali e contingenti dei nostri referenti o committenti. Mi piace farci accompagnare, è una cosa che faccio spesso, mi faccio accompagnare in questi percorsi da una felicissima sintesi del nostro lavoro, e questo valeva negli anni 30 del 1900, vale ancora oggi. Questo è un autoritratto di René Magritte chiamato Chiaroveggenza. Lui guarda l'uovo sul tavolo e attraverso la propria interpretazione, la propria analisi, riesce già a tracciare sulla tela l'uccello in volo. Questo è quello che dovrebbe fare un buon professionista che si occupa di ufficio stampa, ma in realtà che si occupa di comunicazione e informazione. Anche perché comunicazione e informazione sono attività che creano valore e hanno delle ricadute importanti singolo che per un'azienda o per un'istituzione. Lavorare bene su comunicazione e informazione significa incidere sulla reputazione, cosa quanto mai importante in questo contesto, visto che della reputazione, soprattutto della reputazione online, si sta facendo una vera e propria professione. Non sono più le nostre attività e il novero delle persone con cui entriamo in contatto a poter contribuire a costruire la nostra reputazione, ma spesso grazie alla rete o a causa della rete ci troviamo ad avere a che fare con una reputazione della nostra identità, della nostra immagine, che sfugge al nostro controllo, a meno che non siamo orientati a cercare di costruirla, monitorarla costantemente e alimentarla con iniziative positive e di valore, atte anche a prevenire piuttosto che a fronteggiare delle possibili, e mettiamole anche sempre nel nostro panorama di visione, delle possibili cadute dal punto di vista reputazionale. Una crisi di comunicazione può sempre avvenire, l'importante è arrivarci preparati. Dico spesso che è importante preparare la guerra in tempo di pace, quindi riuscire ad essere attrezzati a poter gestire delle situazioni di crisi da un punto di vista mediatico o ancora peggio dal punto di vista anche dei social. Una buona comunicazione significa minori spese, perché una buona attività di ufficio stampa o di ufficio stampa 2.0 ci consente anche di risparmiare su quelle che possono essere attività più prettamente promozionali. Una buona informazione ci mette al riparo dall'esigenza di dover attivare delle iniziative di tipo promozionale o pubblicitario. Ci può attirare più finanziamenti se la nostra attività è legata anche all'attività di fare direttamente, se facciamo comunicazione e informazione di iniziative che hanno bisogno di toccare anche le emotività dei cittadini o dei possibili finanziatori. Ci aiuta una buona comunicazione, informazione, ci aiuta a sviluppare l'influenza, quello che diciamo attraverso lo sviluppo di una buona attività di relazione ci consente di essere influenti, di fare in modo che quello che diciamo possa avere delle ricadute concrete in termini di consenso, in termini di azioni che vengono mosse dai nostri destinatari dell'informazione. E poi cambiamento, perché la nostra attività, e mi piace ricordare, lo faremo anche in seguito, che quello che facciamo come ufficio stampa o attività di informazione
istituzionale all'interno di un ente o di un'istituzione, è in qualche modo un'iniziativa, un'attività di servizio alla collettività ed esprime non solo quelli che sono quello che è il mandato costituzionale dell'articolo 21, ma esprime con particolare luminosità quella che è l'attività legata all'articolo 54 della Costituzione, cioè la possibilità per chi è chiamato a svolgere attività di pubblica utilità di poter svolgere il proprio potere e dover svolgere la propria attività con disciplina e onore, perché questo la nostra attività aiuta i cittadini della nostra comunità a vivere meglio, a migliorare la propria qualità della vita. Questo lo abbiamo visto anche proprio ieri con la presentazione dei nuovi dati Istat che definiscono l'identikit del paese nel quale viviamo, ma su questo non mi voglio soffermare. Mi voglio soffermare invece su questa frase di Tommaso Aquino. Se utilizzare parlare di ufficio stampa 2.0 e utilizzare una citazione in latino, però al dispetto del tempo, communicatio facit civitatem, deve essere una nostra direttrice, una nostra stella polare. Una buona comunicazione aiuta, una buona comunicazione e quindi una buona informazione aiuta a creare dei buoni cittadini. Entriamo però immediatamente nel merito di quelle che sono le cose con le quali ci confrontiamo oggi in questa conversazione. A che cosa serve l'ufficio stampa? Il compito dell'ufficio stampa è quello di assicurare l'elaborazione e l'efficace attuazione dei programmi per la diffusione omogenea e coerente dell'immagine aziendale, il suo posizionamento a livello istituzionale dei mezzi di informazione, mediante il reperimento, la selezione, la predisposizione e la divulgazione di obiettivi, contenuti e risultati aziendali. E fin qui niente di nuovo, sono almeno 150 anni che il nostro lavoro si svolge secondo queste finalità. Vediamo cosa è cambiato, l'ufficio stampa 2.0. Compito dell'ufficio stampa 2.0 è quello di armonizzare la presenza di un ente o di un soggetto nella dimensione offline e online. Questa nostra contemporanea esistenza offline e online è un concetto che è stato espresso proprio a Roma da Sigmund Bauman, il nostro compianto teorico della società liquida, dicendo che noi siamo contemporaneamente viviamo una dimensione fisica, ma anche una dimensione online. Mentre siamo in un luogo, io sono qui a Roma, sto facendo determinate cose, sono impegnato in questo webinar, contemporaneamente succedono delle cose che riguardano la mia identità. Ci sarà qualcuno che sta leggendo il mio ultimo post su un blog, c'è qualcun altro che sta rispondendo a dei messaggi sui social, eccetera, eccetera, in qualche modo sviluppando, migliorandola o peggiorandola, quella che anche è la mia reputazione online, incrementando il numero delle visualizzazioni di iniziative o attività che mi vedono protagonista o che vedono protagonista una delle istituzioni per le quali attivo iniziative di informazione pubblica. Dicevo, la presenza di un ente o di un soggetto nella dimensione offline e online della nostra comunità, valorizzando le risorse tecnologiche e adattando le competenze professionali proprie di un addetto stampa per massimizzare i ritorni mediatici e attraverso di essi una relazione costruttiva e di valore con i cittadini. E ancora qui ci torna l'articolo 54 della Costituzione. A noi l'ufficio stampa 2.0 significa dilatare, espandere fino alle estreme conseguenze quello che è il lavoro di ufficio stampa tradizionale, andando a incidere attraverso un lavoro che non si ferma più nel rispetto dei tempi dei media tradizionali, ma che va a toccare anche un mondo magmatico, estremamente sfrangiato, che è quello dei social, estremamente magmatico e sfrangiato
ed estremamente veloce ed estremamente potente, perché le attività che vengono sviluppate in questo ambito hanno una pervasività praticamente globale. La società è globalizzata e lo vediamo in maniera efficacissima anche attraverso la veicolazione delle informazioni. E se siamo bravi e scegliamo i tempi giusti, le modalità giuste, il linguaggio giusto per veicolare un messaggio, possiamo andare ben al di là e ben oltre quello che è il nostro bacino territoriale al quale siamo abituati o col quale ci confrontiamo quotidianamente. Questa è la valutazione nel 2016, quello che succede in un minuto su internet, in un minuto del nostro tempo succedono tutte queste cose, 20,8 milioni di messaggi su WhatsApp, ma sicuramente sono misurazioni fatte per difetto, 2,78 milioni di video visualizzati su YouTube, più di 700.000 login su Facebook, eccetera, eccetera. Queste sono cose che ci toccano nella quotidianità e succedono prescindendo dalla nostra percezione, dalla nostra cognizione e soprattutto dalla nostra creatività. Vediamo anche insieme qual è il tempo speso online dalle persone in questa dimensione appunto online e offline di tutti noi. Guardiamo anche in funzione delle fasce di età come il tempo sia concentrato sulla vita online. Pensiamo alla fascia 11-17 che è in qualche modo anche limitato, almeno dovrebbe essere limitato tra i banchi scolastici. Sappiamo che i figli o i ragazzi adolescenti, pur avendo il divieto a utilizzare i telefonini in classe, diciamo, continuano a messaggiare e a utilizzarli anche quando non dovrebbero. Quindi anche queste valutazioni sono fatte in qualche modo per difetto. Però ci sono degli elementi interessanti sui quali vorrei che la vostra attenzione fosse concentrata. In particolare la presenza di persone sia tra i 55 e i 74 anni e anche le persone oltre i 74 anni. L'Istat proprio ieri che ci diceva che gli ultra 65 anni hanno superato il 20-22% della nostra popolazione italiana. Questo significa che anche per le informazioni che riguardano la pubblica utilità e le informazioni di servizio possiamo tenere presente i mezzi di informazione online come uno dei canali da poter utilizzare per raggiungere anche un target che nella nostra percezione quotidiana ci appare estraneo dal mondo della rete. Questi sono gli utenti unici in Italia sempre al 2016, alla fine del 2016, divisi per fasce di età. E vediamo, come dicevo prima, che la fascia dai 55 anni in su sta crescendo molto rapidamente. E c'è un elemento significativo dei bambini tra i 2 e i 10 anni. Proprio ieri in Parlamento si è discusso e si è trovato un accordo su quello che è l'attività contro il cyberbullismo. E viene da riflettere su come tutelare anche bambini che a stento sanno leggere, però sono già online. Queste sono le testate che quotidianamente dovrebbero comporre quella che in gergo viene chiamata la mazzetta di giornali. Sappiamo che nelle ristrette all'informazione e al monitoraggio la mazzetta di giornali spesso diventa una chimera. Anche è stato uno status
leggere durante l'orario di lavoro, in realtà sono i ferri del nostro mestiere. Sappiamo molto, molto bene che la realtà è ben diversa, utilizziamo le risorse online quando non possiamo neanche attivare uno strumento di rassegna stampa per ragioni di budget, per cercare informazioni sul nostro ente, sulla nostra istituzione. Esistono degli strumenti, pensiamo a Google Alerts, che sta impostando le leggi voce. Scusa, magari ci sono dei problemi di audio, si fa fatica a sentire. Prova a staccare la telecamera e vediamo se ci guadagniamo con la linea. Proviamo. Così va meglio? Sì, io così ti sento meglio, grazie. Benissimo. Ecco, andiamo avanti. Dicevamo, attraverso Google Alert si possono, impostando delle parole chiave, si può avere una visione estremamente tempestiva di tutto quello che si muove online da un punto di vista di notizie sulla nostra istituzione, sul nostro ente, sul nostro referente istituzionale. Questo diventa particolarmente significativo in assenza di budget dedicato a una rassegna stampa, anche perché per un ufficio stampa 2.0 non c'è niente di peggio di essere spiazzati dal nostro referente istituzionale che riceve una notizia prima di noi. Quindi dobbiamo attrezzarci per poter essere sempre attenti e pronti nel momento in cui riceviamo una sollecitazione, perché in questo settore, in questo momento particolare, la velocità è tutto. Questo è un post di un blog che curo, dove l'ho messo qui per evidenziarvi l'importanza di utilizzare dei pulsanti per la condivisione. A proposito della velocità e tutto, nel momento in cui pubblichiamo sul nostro sito aziendale o all'interno di un blog una notizia, la rapidità e il numero delle condivisioni contribuisce a fare il successo o meno della nostra iniziativa. Condivisioni che possono anche essere fatte tra giornalisti, il che significa che una notizia che diamo può essere potenziata da un punto di vista di influenza e di recettività proprio grazie alle interconnessioni e alle condivisioni sviluppate dai colleghi giornalisti che condividono immediatamente una informazione. E su questo scomodo ancora Sigmund Bauman: grazie ai buoni rapporti, alle buone relazioni che tramite il nostro lavoro avremo sviluppato con i giornalisti, ci consente anche nell'attività offline di segnalare l'opportunità di condividere una informazione appena pubblicata sul nostro sito aziendale o appena diffusa attraverso colleghi giornalisti per moltiplicarne l'effetto di pervasività. Vorrei soffermarmi su questo punto: comunicare senza invadenza. Spesso veniamo presi dall'ansia di prestazione dei nostri vertici istituzionali. Diventa parte importante del nostro lavoro lavorare sulla selezione, perché i giornali e i giornalisti sono quotidianamente inondati dai comunicati stampa, e più ne hanno da parte nostra, dalla parte della nostra istituzione, meno peso, meno attenzione danno al contenuto. La selettività in questo frangente diventa di particolare importanza. Pur tuttavia, la rete e i nuovi
canali ci consentono di diversificare i messaggi e di sviluppare un'informazione di servizio puntuale e affidabile. Fino a ieri le informazioni viaggiavano attraverso documenti ufficiali che erano i comunicati stampa. Adesso possiamo utilizzare per diversi messaggi diversi canali. Possiamo decidere di pubblicare su Facebook o su LinkedIn determinate informazioni senza che queste arrivino ai giornalisti. Possiamo decidere per mandare una notizia veloce di contattare direttamente i giornalisti, non delle redazioni dei cartacei, ma delle testate, delle pagine online delle testate cartacee oppure delle testate online. In molte realtà locali faccio riferimento, ad esempio, a realtà che non hanno un grande numero di testate cartacee tradizionali, l'online si è sviluppato con particolare efficacia e particolare pervasività. Penso alla Sicilia, ma penso anche alle province della Lombardia, dove casomai esiste un quotidiano egemone che però non è particolarmente radicato sul territorio e tutte le informazioni dei piccoli comuni, piuttosto che delle aziende sanitarie o delle aziende dell'energia, eccetera, eccetera, o delle aziende dei trasporti, passano con grande efficacia e sono molto seguite attraverso le testate online. Questa realtà delle cose, vi anticipo, sicuramente lo sapete già, che anche molte testate tradizionali sono in situazioni di gravi crisi. Ultima in ordine di tempo è il Quotidiano Libero, che dovrebbe cessare le pubblicazioni il 1° luglio. Stanno vivendo un progressivo si sta ricompattando e sta diventando un fenomeno non più così pervasivo e rilevante come lo è stato in passato. Sta diventando quasi marginale, sicuramente per quanto riguarda l'attività, l'informazione generalista. Questo è un elemento da tenere in debita attenzione, anche perché dobbiamo evidenziare come il nostro lavoro di selezione, che significa individuare il canale giusto per dare l'informazione più adeguato, abbia delle tradizioni molto remote e molto nobili. Dionigi il Vecchio diceva: fai in modo che il tuo discorso sia migliore del tuo silenzio, oppure taci. Soprattutto quando siamo circondati da un brusio che sono tutti i nostri competitor, tutte le altre voci che si alzano nel nostro bacino territoriale o nel nostro bacino tematico, che quotidianamente vanno a segnalare qualcosa ai giornalisti. Dobbiamo lavorare, anche qui è un discorso di reputazione, su quello che è la selezione delle nostre informazioni. E soprattutto dobbiamo farlo nei tempi e nelle modalità più adeguate anche alla rete e al contesto. Dobbiamo imparare ad adeguarci anche a quello che sono i nuovi linguaggi e la velocità di copia e incolla con cui lavorano i giornalisti o chi, pur non essendo giornalista, si occupa di informazione online. Vi faccio un esempio. Huffington Post è diventata una delle realtà di informazione più rilevanti al mondo, ma è fatta prevalentemente da non giornalisti. Nasce da un blog di Hannah Huffington, dopodiché è diventato un raccoglitore di blog. Sicuramente sposta i termini di consenso in maniera rilevante e dà informazioni in maniera estremamente puntuale. Non conta quello che si scrive, ma ciò che gli altri leggono. Questo è un assunto che ci deve spingere a semplificare e a razionalizzare le nostre informazioni.
evitare questo che si può creare tra quello che noi diciamo e quello che viene percepito. L'attività di un buon ufficio stampa è fare in modo che il messaggio arrivi non per come lo esprimiamo, ma per quello che vogliamo che gli altri recepiscono, i nostri interlocutori recepiscono. E lo so che questa mattina dobbiamo fare tutto noi. E dobbiamo imparare anche a raccontare le cose che di buono facciamo, le notizie che possiamo estrinsecare all'interno dell'attività quotidiana del nostro ente, per evitare di cadere in quello che viene definito il paradosso dell'eccellenza, che è l'esatto contrario dell'essere poco selettivi, ma è di non considerare l'attività di collegamento con gli uffici stampa o con gli altri uffici stampa o con i giornalisti delle testate come un'attività rilevante, con la presunzione, spesso non nostra, ma dei nostri vertici istituzionali, che per il semplice fatto che facciamo qualcosa, i giornalisti se ne devono accorgere, ne devono parlare. E poi restare delusi per il fatto che si parla sui giornali di altre cose rispetto alle nostre eccellenze. Vi faccio degli esempi che sono già 2.0. Pensiamo al caso di Yahoo Italia, all'invenzione del primo sistema di statistica istantanea. Il problema è che non lo ha sviluppato o in modo più facilmente utilizzabile dai cittadini, dai navigatori della rete, o non lo ha promosso con sufficiente enfasi. Fatto sta che tutti ricordano MSN, poi diventato il messenger di Facebook, e tutti ricordano oggi, tutti utilizzano WhatsApp anche molto più della messaggistica istantanea in rete. I suggerimenti del motore di ricerca sono stati portati al successo da Google, ma il primo ad avere un motore di ricerca simile, diciamo, concettualmente a quello che è oggi Google, è stato Yahoo. Peccato che oggi l'idea di ricercare qualcosa in rete viene passata addirittura col verbo googlare, un orribile neologismo che però rende bene l'idea. I tag nelle foto sono diventati di uso universale grazie a Facebook, ma esistevano già su Yahoo. Però sfido chiunque a dire che se lo ricorda. Un elemento importante per la nostra attività di ufficio stampa, sia nell'ufficio stampa tradizionale, ma ancora di più nell'ufficio stampa 2.0, è la capacità di ascolto, che significa monitorare tutto quello che viene detto sui temi che ci sono propri e sulle attività e sulle citazioni del nostro ente, della nostra istituzione. Questo ci consente di conoscere lo scenario, il campo di gioco nel quale ci muoviamo e poter intervenire nel momento più opportuno e nella maniera più efficace. Henry De Luca diceva: tu sai stare a sentire, questa è la prima qualità di chi deve parlare. Questa è la prima qualità di chi deve svolgere un'attività di stampa 2.0. Una leva strategica di comunicazione straordinaria, perché ci consente di svolgere un'azione efficace nei mezzi di comunicazione, ci garantisce una comunicazione coerente con gli obiettivi di un'organizzazione, di un singolo, e ci aiuta a costruire un rapporto produttivo con i giornalisti attraverso un lavoro che è proprio di chi fa comunicazione, cioè lo sviluppo di una relazione bidirezionale. Il grosso passaggio dal concetto dell'informazione da una fonte a più destinatari all'informazione 2.0 è proprio questo, gli immediati feedback attraverso una serie di realtà che possono essere, per esempio, anche i commenti dati dai destinatari dell'informazione, sia direttamente ai giornalisti, che sono i nostri interlocutori principali e più diretti, sia da parte dei cittadini. Quando prima dicevo che
molte delle informazioni che si trovano oggi online non sono prodotte da giornalisti, è un problema, ma è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti. C'è il citizen journalism, che è una corrente che sta montando e della quale si sono anche accorti e in qualche modo stanno anche facendo una piccola speculazione anche le grandi testate. Pensiamo a quanto spazio viene dato dalle pagine online dei principali siti di informazioni sui contenuti prodotti dai cittadini. E non è un lavoro professionale in senso stretto, ma diventa di fatto una fonte che soprattutto in situazioni di emergenza o di crisi o di fronte a catastrofi o situazioni particolarmente di impatto dove la velocità fa la differenza, diventano talvolta le uniche fonti di informazione nell'immediato, destinate poi a restare nel tempo e a creare dei piccoli punti di riferimento. Il primo cittadino che ha postato un tweet piuttosto che le immagini di un determinato episodio di cronaca o di una catastrofe viene poi invitato come testimone in trasmissioni televisive e diventa in qualche modo un personaggio. C'è gente che ha fatto la propria fortuna utilizzando semplicemente la propria immagine in eventi pubblici, diventando immediatamente riconoscibile e costruendo su questa riconoscibilità in eventi pubblici fisici la propria reputazione online, senza scomodare quelli che sono i presenzialisti di professione. C'è gente che ha trasformato questo anche in un'attività lavorativa, perché si fa pagare per essere invitato in trasmissioni semplicemente come testimone di realtà o di casi di cronaca. L'eco diffusa dai media, ricordiamolo, condiziona, anzi influenza. Oggi c'è una categoria di persone che viene identificata, o peggio, si identifica come influencer, persone capaci attraverso i propri social o attraverso i propri canali di influenzare le altre persone. Questo si traduce in termini di stimolo all'acquisto, al consumo, alla scelta, all'azione in determinati contesti. Il mondo delle aziende ha scoperto da tempo questo strumento potentissimo, tant'è che molte attività di promozione e di pubblicità vengono veicolate surrettiziamente attraverso questi influencer, spesso ragazzi smanettoni della rete che costruiscono la propria identità su YouTube piuttosto che su Twitter o su Facebook, veicolando queste informazioni che dietro hanno dei riferimenti di tipo professionale e commerciale. L'uso opportuno dei media può aiutare una organizzazione a raggiungere i suoi obiettivi strategici. La presenza sui media dà notorietà, eventualmente popolarità. Strategicamente gestita, la visibilità sui media contribuisce a consolidare l'immagine di un'organizzazione o di un singolo, quindi a sviluppare la reputation, come si dice oggi. Reputation che molti misurano, monitorizzano, ci sono anche delle agenzie di comunicazione che svolgono essenzialmente ed esclusivamente un lavoro di misurazione e di definizione e di sviluppo della reputazione online. Questo lo possiamo fare anche all'interno della nostra attività quotidiana di Ufficio Stampa 2.0, utilizzando alcuni degli strumenti che ho detto e intervenendo con quelle che sono le nostre competenze, sia sui canali tradizionali che sull'online.
Le relazioni con i media, lo dicevamo prima, è fondamentale creare delle buone relazioni professionali ma anche umane con i giornalisti e riuscire ad essere identificati come fonte credibile e affidabile da parte dei giornalisti che possono trovare in noi risposte veloci, dettagliate, precise, veritiere. Quella, la reputazione sia della nostra azienda che di noi come professionisti viene misurata da tutti in ogni momento e ogni momento è un momento buono per perdere la propria reputazione. Per far questo basta un dato sbagliato, basta dare una preferenza a, un, a una testata rispetto ad un'altra, basta andare a intervenire su quelle che sono delle, dei tentativi di censura rispetto a delle informazioni o al rispondere in maniera fuorviante quando abbiamo delle richieste da parte dei, dei giornalisti. Bisogna chiedere ma anche rispondere con puntualità, completezza di informazioni per creare una comunicazione a due vie, lo dicevamo prima, lo sviluppo di una relazione. L'essere ufficio stampa di un'istituzione non significa diramare comunicati, ma significa essere il punto di raccordo tra due mondi, l'istituzione e i cittadini attraverso i, i giornalisti. La selezione dell'informazione, una storia interessa i giornalisti se ha un contenuto di notizia valido e interessante per i propri lettori o ascoltatori, si riferisce a un fatto recente, suggerisce un punto di vista inedito e aggiungiamo a questo anche ha delle informazioni, ha in sé delle informazioni di servizio che possono essere di immediata fruizione da parte dei, dei cittadini e in questo i social vengono in soccorso anche di una certa lentezza dell'informazione tradizionale. Vado a concentrarmi insieme a voi sulla credibilità dei, dei giornalisti. Un'indagine di Astra Ricerca rileva che in un campione di 2000 persone gli italiani pensano che il 68% dei giornalisti siano bugiardi, 60% poco informati, il 52% non indipendenti. Eppure riconoscono ai giornalisti una altissima utilità. Teniamolo presente perché in questo mondo, in questo contesto in cui la, la credibilità dei giornalisti è messa abbastanza in crisi e in cui c'è una montante vocazione da parte dei cittadini a fare informazione per conto proprio, questo è un segnale in qualche modo di incoraggiamento. Questo ricordiamolo sempre, l'ho già detto prima, ma è fondamentale, il capitale di reputazione costruito in anni può essere demolito in pochi istanti, ma soprattutto di questa demolizione la rete ne mantiene perenne memoria. Qualcosa pubblicato in rete diventa scolpito nella pietra, è pressoché impossibile eliminarlo. Lo si può seppellire con informazioni più recenti e meglio posizionate nelle ricerche di Google, ma se qualcuno vuole cercare questa notizia che ha demolito la nostra reputazione, riuscirà sempre e comunque a ritrovarla. Mi interessava evidenziare insieme a voi la differenza tra i giornalisti tradizionali che abbiamo conosciuto fino agli anni 2000 e quelli che sono i giornalisti di oggi. Giornalisti di oggi che non vivono più nelle redazioni, ma sono prevalentemente in giro nel mondo, questa famosa componente coesistenza tra l'online e l'offline. I giornalisti 2.0 sono prevalentemente online e la loro postazione di lavoro spesso è circoscritta in 5 pollici, la dimensione di uno smartphone. Attraverso uno smartphone oggi si fanno video, si scattano immagini, si scrivono testi, si condividono registrazioni di interviste, si mandano in diretta, in streaming, pensiamo per esempio a Periscope o ad altre
o ad altri strumenti, si mandano in diretta, in streaming, i contenuti di un incontro. Pensiamo a una conferenza stampa, per esempio, immediatamente mandata senza mediazione online a un pubblico praticamente globale. È interessante, questo è un dato, un grafico di Agicom che ha tracciato quello che è il profilo dei giornalisti 2.0 e dell'attività giornalistica di oggi. Più avanti nelle slide vi ho segnato anche il link a questo documento che trovo particolarmente prezioso per conoscere bene il perimetro dei nostri interlocutori. Interlocutori che spesso i nostri vertici istituzionali riconoscono come tali. Questo è Indro Montanelli che, seduto su una pila di carte, sfolgora sulla sua lettera 22. Attraverso questo passaggio epocale di un lavoro di redazione molto meno romantico, questo se vale per lo smart working di attività di ufficio, figuriamoci in attività intellettuali come sono quelle del mondo dell'informazione. Un giornalista è quasi sempre una persona curiosa. Io qui dico giornalisti, ma più estesamente dobbiamo parlare realisticamente di chi fa informazione, anche informazione online, che spesso giornalista non è, ma è casomai titolare di un blog o semplicemente popola i social delle proprie riflessioni, di quelle che lui ritiene essere notizie. È consapevole di appartenere a una categoria privilegiata o gli farebbe piacere appartenere a questa categoria presuntamente privilegiata? Ha un fondo di narcisismo, manifesta simpatie e antipatie. Questo è ancora più vero per chi giornalista non è, cioè per chi non è iscritto all'ordine e quindi non deve riferirsi a un codice deontologico. Vive a un ritmo accelerato e possiede un proprio archivio personale. Il giornalista spesso sente, e questo anche un cittadino che si dedica al citizen journalism, sente di svolgere un servizio pubblico, scrive o parla sapendo e auspicando di essere letto, sentito dai suoi colleghi o di avere una esplosione delle visualizzazioni di quello che scrive, di quello che posta, di quello che pubblica anche su canali come YouTube. Ha interessi particolari e cambia redazione o cambia strumento a seconda del messaggio che vuole mandare, oppure, come capita molto spesso per i giornalisti freelance, ha più redazioni con le quali si interfaccia e quali vende le proprie notizie. Quindi può capitare di dare una segnalazione di notizia a un singolo giornalista che poi utilizza questa informazione per proporre a più testate la stessa informazione, ovviamente e auspicabilmente confezionata in maniera diversa a seconda delle testate. I giornalisti raramente sono totalmente informati o seguono un solo argomento. Questo però con il mondo 2.0 si è un po' modificato. Ci sono dei giornalisti o delle persone che si occupano di gestire o di animare un blog che sono dei veri esperti del settore del quale parlano e vengono riconosciuti come tali anche dai navigatori della rete. Per cui è particolarmente importante quando ci si rivolge a queste persone che, lo abbiamo visto prima, si ritengono un po', sono sicuramente narcisisti e si ritengono delle persone particolarmente addentro a determinate tematiche, particolarmente tecnici, è importante utilizzare dei linguaggi e una precisione che non utilizzeremmo rivolgendoci alla stampa generalista.
Quindi dobbiamo anche imparare come uffici stampa 2.0 a segmentare l'informazione in funzione dei nostri destinatari. Segmentazione che deve essere fatta in funzione della realtà alla quale ci rivolgiamo, che sia stampa scritta, che sia l'online, e nell'online c'è sia la stampa, diciamo, generalista che quella di settore, le agenzie di stampa, la televisione e la radio. Oggi, facendo un buon lavoro di segmentazione, anche con la produzione di mini video o con la messa in streaming di contenuti audio, si possono andare a toccare moltissimi settori diversi, questo però solo se siamo bravi a segmentare la nostra informazione, a dare a chi può ascoltarci, a chi vuole ascoltarci, esattamente il contenuto coerente con il suo mezzo. Questo sviluppa evidentemente l'esigenza di un lavoro ancora più accurato rispetto al nostro passato. Impone in qualche modo un lavoro più certosino, ancorché più veloce. Cioè, anche perché accade abbastanza involata su alcuni aspetti, perché mi interessa molto evidenziare una cosa: i giornalisti hanno perso, sopraffatti dalla velocità con cui si muove l'informazione online, hanno perso priorità di verificare un'informazione prima di darla. Oggi, ahimè, è in uso prima diffondere una notizia e poi prendersi la briga di verificarla, anche perché l'andarlo a verificare successivamente ci dà l'occasione di aggiustare il tiro o di avere un'altra notizia, che è la versione totalmente casomai la versione totalmente discordante dalla prima, un'altra notizia da pubblicare online. Un elemento particolarmente importante su cui vorrei che ci concentrassimo sono le agenzie di stampa. Le agenzie di stampa sono, in qualche modo, erano fino a ieri i giornali letti dai giornalisti, se mi passate il termine. Diventava un canale di mediazione, di diffusione di alcune notizie verso testate che non erano direttamente raggiunte dal nostro lavoro, o che, pur raggiunte direttamente dal nostro lavoro, dai nostri contatti, in qualche modo si facevano influenzare dalle agenzie, dalle cose pubblicate dalle agenzie di stampa, per creare una gerarchia delle informazioni e anche una gerarchia dello spazio da dare a determinate notizie. Oggi l'attività delle agenzie di stampa è, se possibile, ancora più rilevante, perché con la pubblicazione online delle loro informazioni vengono immediatamente riprese da altre testate, e quindi una notizia che passa su un'agenzia di stampa e che viene pubblicata sull'online dell'agenzia di stampa, accessibile a tutti, diventa un moltiplicatore delle occasioni di visibilità e quindi di successo dell'informazione che noi andiamo a dare. Nella segmentazione che facevo riferimento anche la radio, perché sembra essere uno strumento vetusto, però se pensiamo anche al successo che hanno le radio, le web radio e le web TV sull'online, ci rendiamo conto di quanto la produzione di contenuti per queste realtà, spesso molto piccole ma molto seguite, ci aiuta a diffondere delle informazioni che possono essere poi utilizzate anche come contenuti isolati e circoscritti in podcast, quindi possono anche essere veicolate attraverso la rapidità di divulgazione con canali di messaggistica istantanea come può essere WhatsApp. Pensiamo a un audio di
30 secondi confezionato come una notizia che può diventare poi spendibile e può essere diffuso anche attraverso canali come WhatsApp con il passaparola. Mi soffermo su questo elemento perché spesso viene trascurato, concentrandoci sempre, anche per rispondere in qualche modo a quelle che sono le esigenze di sopravvivenza all'interno della nostra stessa sopravvivenza all'interno di un'istituzione o di un'azienda, per rispondere a quelle che sono le percezioni del nostro vertice istituzionale. Questo significa che per quanto oggi la visibilità di una iniziativa, di una notizia, di un evento sia molto più potente sui social piuttosto che sui media online, non dobbiamo, ribadisco, per una questione di sopravvivenza nostra e di nostra reputazione come capacità professionale all'interno dell'azienda, agli occhi del nostro vertice istituzionale, non dobbiamo trascurare di concentrarci per far pubblicare sulla carta stampata o di far passare sulla TV generalista quella che è una notizia che andiamo a divulgare, soprattutto quando riguarda un nostro vertice istituzionale. Che non c'è niente di peggio e di più frustrante, ed è il motivo per cui poi vi citavo prima l'esigenza anche di misurazione delle nostre performance. Non c'è nulla di più frustrante di essere impegnati nella divulgazione di una notizia e avere la percezione anche misurata e misurabile del successo della stessa e sentirsi dire: ah, ma io la notizia non l'ho vista uscire da nessuna parte, non è stato fatto un buon lavoro. In realtà, in quel momento è semplicemente qualcosa che il nostro vertice istituzionale ci riferisce. Di qualche segnalazione che è stata fatta da un familiare o da un interlocutore identificato come, questo sì, influencer del nostro vertice istituzionale. Quindi, ancora una volta, torna in nostro soccorso Sigmund Bauman con la nostra dimensione coesistente tra online e offline. L'online ci aiuta a veicolare l'informazione e a raggiungere i destinatari che vorremmo. L'offline ci aiuta a poter creare le condizioni per continuare con serenità questo tipo di lavoro. Chiaramente, questo ci aiuta e ci impone una serie di riflessioni e di ripensamento globale della nostra attività. Se non riesci a colpire il bersaglio, la colpa non è mai del bersaglio, ma è affidata alla nostra capacità di modulare bene il colpo, di prendere bene la mira, di calcolare anche tutte quelle che sono le variabili possibili, come può essere nel lancio di una freccia il vento. Un calcolo balistico rigoroso che deve aiutare a misurare bene il nostro lancio per avere un ritorno in termini di visibilità il più cospicua e il più pervasiva possibile. Questo ripensamento impone tutti i momenti del nostro lavoro. Pensiamo anche a quanto bisogna fare sulla struttura di un testo che andiamo a diffondere. Un comunicato stampa, faccio un esempio su quello che è uno degli strumenti cardine dell'attività di ufficio stampa. Un comunicato stampa per essere tale non è sufficiente che sia un testo sul quale avremo scritto comunicato stampa. Deve avere delle caratteristiche che si sono modificate anche nel tempo e che ci offre oggi l'opportunità di valorizzare questo comunicato stampa in maniera assolutamente completa e totale, perché se andiamo a confezionare un comunicato stampa in maniera dettagliata, precisa e già pensando anche a una sua diffusione online, quindi
a uno sviluppo concettuale che può essere anche ipertestuale o a un titolo che possa essere immediatamente tradotto con un tweet, quindi un titolo breve ma efficace all'interno dei 140 caratteri, o ancor meno, se riusciamo a farlo di 110, così da lasciare anche lo spazio per il link 110-120, così da lasciare anche lo spazio per il link a tutto il testo, avremo fatto un passo in avanti per far sì che l'informazione che diffondiamo venga utilizzata con la minor possibilità o la minor necessità di rimaneggiamento da parte dei giornalisti o di chi fa l'inoltro o di chi condivide questa informazione. Pensiamo, ripeto, a un tweet, a quanto dia il nuovo approccio concettuale nei confronti di un orizzonte di 140 caratteri abbia cambiato il nostro modo di scegliere ogni singola parola, perché ogni singola parola può diventare un hashtag. Quindi può aprirci spazi verso mondi che fino a oggi non erano di nostra pertinenza, semplicemente cambiando, scegliendo una parola rispetto ad un'altra. La velocità e anche le modalità di lettura delle notizie, pensiamo sempre ai 5 pollici del nostro orizzonte, cioè lo smartphone. Pensiamo quanto ha condizionato anche e quanto deve condizionare la stesura di un testo, sempre più brevi, sempre più efficaci, modulari per essere anche collegati indirettamente l'uni all'altro in una logica ipertestuale. Quello che prima aveva diritto di cittadinanza in una pagina da stilo scritto, oggi può essere anche più esteso, ma deve essere composto necessariamente in blocchi molto più possono in maniera in qualche modo autonoma anche gli uni dagli altri. Dobbiamo scegliere bene quando prepariamo un comunicato stampa i nostri interlocutori che possono essere diversificati anche a seconda del livello di dettaglio del nostro comunicato stampa. Lo dicevo prima, se ci rivolgiamo anche a quella che è la stampa specializzata o i blog specializzati o le testate online specializzate in un determinato settore, andremo a dettagliare il nostro comunicato stampa con degli elementi che chiaramente non andremo a diffondere se non come opportunità di approfondimento alla stampa generalista. Questo impone a noi un lavoro di preparazione ancora più rigoroso rispetto al passato. Non possiamo dare tutto a tutti, non ha senso dare tutto a tutti perché rischiamo di far perdere di precisione, di puntualità e anche di capacità di penetrazione di un nostro messaggio nei confronti dei diversi target, dei diversi interlocutori. Volevo far concentrare la vostra attenzione su quelli che sono dei comportamenti rischiosi della nostra attività quotidiana, soprattutto quando andiamo a diffondere delle informazioni o quando rispondiamo a delle sollecitazioni, delle richieste da parte di giornalisti o di chi si occupa di informazione sulla stampa tradizionale, in TV, in radio o sull'online. Il rischio di essere autoelogiativi quando mandiamo un comunicato o diamo informazioni all'esterno. Attivare delle difese di ufficio senza prima aver avuto l'agio o il rispetto nei confronti dell'interlocutore di andare
a verificare quelle che sono le istanze. La fuga palese nella velocità con cui si muovono oggi i mezzi di informazione, non rispondere velocemente non significa bloccare la diffusione di una notizia, ma significa perderne automaticamente il controllo e dover successivamente inseguire e rimediare a quel potenziale crollo reputazionale che la mancata risposta può aver creato. O partire sulla difensiva con un disaccordo anticipato nei confronti del nostro interlocutore, o peggio essere ridondanti, lo dicevamo poco fa. L'essere ridondanti, dare dei particolari, dei dettagli a chi casomai non è interessato, rischia di far perdere di incisività al nostro messaggio. Io avrei ancora credo una ventina di minuti di cose da dirvi, però cerco di sintetizzare il più possibile in modo da lasciare spazio anche alle vostre domande. La vostra attenzione su questo. Che cosa è una notizia? Lo sappiamo, deve essere qualcosa di importante o di interessante, e questo ve lo lascio nelle slide. A me interessa condividere con voi questo aspetto, le tre S che fanno vendere i giornali, fanno accendere una televisione e cambiare canale, fanno navigare in rete. Ecco, fino ad oggi nella stampa tradizionale si diceva che erano tre le S: sangue, sesso e sport. A questo va aggiunto soldi e salute. Poi però è arrivata con la rete, sono arrivate anche attenzioni verso altre modalità di stimolazione. Chi di noi non ha postato, condiviso, messo un like su qualche foto dei gattini? Sembra che internet sia stata creata semplicemente per dare spazio ai nostri amati felini. In realtà, fortunatamente, miagolare stanca, mutuando un testo di Cesare Pavese. L'AGCOM ha segnalato che sono in caduta libera le attenzioni verso temi più leggeri. I cittadini vorrebbero, chiedono di poter avere informazioni maggiori su tecnologia, salute, su politica, su quello che accade, su come vengono spesi i nostri soldi. In coda, in questa slide, vi lascio il riferimento a questo documento che è particolarmente puntuale e ci aiuta in un'ottantina di pagine a definire quello che è il nostro perimetro di gioco oggi. Vi consiglio di scaricarlo, di tenerlo con voi, di guardarlo e di utilizzarlo di tanto in tanto per avere una sorta di bussola su quelli che sono i trend più significativi da questo punto di vista. Vi vorrei inoltre condividere con voi, quando parliamo di chiarezza, soprattutto di chiarezza online, in questo contesto in cui il fact-checking, l'immediata verifica delle informazioni è diventata una modalità quotidiana da parte dei cittadini, questo frutto evidentemente della bassissima reputazione che le nostre istituzioni sono riuscite a raggiungere,
vi invito in maniera quasi, quasi ossessiva all'essere chiari, all'essere dettagliati, all'essere puntuali, essere precisi, soprattutto quando si riportano dati e informazioni, e poi di avere un occhio a quelle che sono a quello che è l'uso delle sigle, perché spesso nelle ricerche online si possono creare anche dei bizzarri, molto bizzarri, equivoci. Puntiamo alla semplicità perché lo smart working non solo, ma la vita di tutti i giorni impone di essere multitasking. Ho messo qui un'immagine di una mamma che mentre parla al telefono stira e probabilmente anche la televisione è accesa oppure avrà da qualche parte lo smartphone dove sta ricevendo messaggi o sollecitazioni o condivisioni di vario tipo. Il livello di attenzione di una persona come questa è evidentemente molto, molto, molto basso, per cui dobbiamo imparare ad essere particolarmente efficaci, incisivi e sintetici. E in più, anche se io stesso ho ceduto in maniera ottusa alla deriva, verso gli inglesismi, vi invito a ricordare l'uso della lingua italiana in tutti i contesti in cui esistono delle parole per definire delle attività, dei processi, delle realtà che possono essere dette in italiano rispetto all'inglese. Vorrei condividere inoltre con voi due frasi di Baltasar Graziani Morales. Bisogna parlare come quando si fa testamento, meno parole, meno contestazioni. E poi c'è sempre tempo per lanciare una parola, non sempre per riprenderla. E aggiungo io, sul web non c'è mai modo di riprenderla. Io mi fermerei qui, considerato che sulle slide che condivido con voi ci sono in coda degli elementi interessanti, il testo unico dei doveri del giornalista e l'articolo 2 della legge istitutiva dell'ordine, la 69 del 1963. Bene, Che grazie facilità. Marco. Vabbè, mentre stai passando il resto delle slide, vediamo se ci sono domande rispetto a tutta la densità di contenuti che abbiamo condiviso questa mattina. Mi scuso per i problemi tecnici. Facciamo sempre dei test preventivi di collegamento che sono andati benissimo e poi ogni tanto succede questo problema dell'audio. Spero che questo non abbia compromesso la comprensione complessiva. A me non pare. Vediamo se ci sono domande. Non ci sono domande. Nel frattempo vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà non settimana prossima, ma saltiamo settimana prossima, ci risentiamo il 31 maggio con me e parleremo di sondaggi online, in particolare di SurveyMonkey e dell'utilizzo di Google Moduli per fare sondaggi online, ma vedremo anche in maniera non soltanto quindi delle istruzioni per l'uso per queste tecnologie, ma faremo anche una riflessione sul senso dei sondaggi e sulla necessità e su perché è utile per noi. Vi ricordo il questionario finale. Nel questionario finale vi chiedo, come già vi ho chiesto l'altra volta, di darci anche dei suggerimenti per altri contenuti che possano essere di vostro interesse nel momento in cui mettiamo in campo una seconda edizione di questi webinar nel prossimo semestre. Se non ci sono domande e non ne vedo, io non
Passo ai ringraziamenti, prima di tutto a Marco Magheri che ci ha accompagnato in questa in quest'ora di lavoro e a tutti voi e vi do appuntamento per la prossima volta. Grazie. Io ringrazio tutti e ho lasciato in coda alle slide anche i miei contatti perché sono sempre disponibile per approfondimenti o scambi di vedute sui temi che abbiamo trattato in questa ora che ci ha visto insieme. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti.